Armando Maradona. Il campione argentino è stato infatti ricoverato a Buenos Aires nella clinica Olivos per un'emorragia allo stomaco. Secondo quanto riporta la stampa argentina, infatti, l'emorragia sarebbe stata scoperta durante degli accertamenti medici ai quali si stava sottoponendo prima di tornare in Messico. Il Kid d'Oro, dopo un'esperienza poco fortunata come CT dell'Argentina, adesso lavora in Messico dove allena il Dorado Sinaloa, club calcistico di seconda divisione. In ospedale insieme a lui ci sarebbero tre figli: Gianni, Gianna e Diego Maradona Jr. Non è ancora chiara l'entità del malore di Maradona, ma secondo quanto trapela alla stampa argentina le sue condizioni al momento non sembrano destare preoccupazioni. Nelle scorse ore la sua assenza a poche ore dall'inizio del campionato messicano aveva iniziato a far nascere mille sospetti. Si è parlato di un Maradona scomparso in mille, visto che da alcune ore era risultato in pronto. Diego Maradona allenerà i Dorados per tutta la stagione, ha twittato però il suo avvocato, Matias Mora. Dopo alcuni esami medici di ritiro in Argentina si unirà agli allenamenti della squadra. Non si sa ancora però se farà in tempo a tornare per la prima partita della sua squadra.